Salve a tutti, benvenuti a questa diretta in cui parleremo degli scarichi tanto belli, tanto odiati, tanto temuti perché si viene rilevati immediatamente da quelle che sono le forze dell'ordine. Ma prima di tutto, mentre vi state collegando, dico a chi non mi conoscesse chi sono Edoardo Renzi, titolare della Turbocharger World, ideatore del metodo Connect. L'unico metodo in Italia che vi dona velocità senza aggiungere cavalli inutili. Ma soprattutto sono ideatore di 6 giranti ricavati da pieno e ho creato tantissime nuovi videocorsi come Turbo Detective 1.0, 2.0 e tantissime altre miniserie. Qua c'è il mio collaboratore, il nuovo Speaker. aiutante, speaker, che mi aiuta nelle dirette. Ciao Ignazio. Se non riesco a vedere tutte le domande o quello che mi scrivete, non arrabbiatevi perché ho un piccolo problema all'occhio che mi porta a non vedere tutto quanto, quindi che vedo un po' appannato. Quindi non vi arrabbiate se magari manco con qualcuno. Ciao Marco. Ma oggi vedremo alcuni aspetti che vi permetteranno di non essere presi in giro, ma soprattutto di riuscire a scoprire come sotto al motore, spesso e volentieri sotto al suono, al sound in grande, non c'è realmente niente. Come spesso accade quando si va, ciao Robert, quando si va un attimino sotto sotto a quelli che fanno tantissimo rumore, che poi alla fine non hanno niente sotto. Ma cosa più importante è capire se avere rumore o avere performance sono la stessa cosa. E che tipo di carattere ha la persona se vuole tanto rumore oppure vuole veramente performance? Ciao Stefano, come stai? Tutto bene? Anche a te Robert, come stai? E quindi inizieremo a capire come si possono migliorare le prestazioni senza dover avere un sound veramente da macchina da corsa. Ma scoprirete anche i cavalli nascosti all'interno della macchina, come si riescono a tirare fuori e come i costi più bassi portano un rischio molto elevato di avere degli scarichi che all'interno sono veramente vuoti. A tutti quanti piace fare rumore, farsi sentire. Ciao Flavio, come stai? E questo per me porta sempre più persone a volersi degli scarichi completamente liberi, dall'inizio fino alla fine. Nel corso della diretta capirete come ci sono 11 punti che andrò a toccare tutti quanti. Ciao Walter, come va? Tutto bene? Ok, parleremo anche di quelli dei Flame, parleremo anche, ciao Angelo, piano piano state arrivando tutti quanti. Ma ci saranno 11 punti in cui ne discuteremo insieme, vi informerò su alcuni aspetti da considerare e vedrete un attimino come poter prendere in considerazione se veramente siete delle persone che cercano di farsi notare o la voglia di farsi notare perché magari avete un vostro ego. Grazie anch'io, Robert, e anche se la pandemia purtroppo ci blocca completamente tutti quanti nelle proprie abitazioni. Però riusciremo, ritornando al discorso, di riuscire, bravi spolliciate, voglio spolliciate, come un sound molto acceso è sintomo di una persona che vuole apparire, vuole farsi notare, e perché magari sotto non ha nulla, non guarda la sostanza, ma solo l'apparenza, mentre altri invece che guardano veramente la vera sostanza sono quelli che non vogliono tanto sound, ma vogliono prestazioni. È possibile? Non è possibile? Diciamo che vedremo nel corso di questa diretta qualcosa di differente, completamente controcorrente, ok? E vedremo tanti. Ciao Gabriele, tu come sto così e così perché con l'occhio non vedo benissimo, però va bene. Ciao Gianni, come va la tua macchina? Tutto bene? E vedremo anche come ci sono degli come mai si cerca sempre lo scarico per migliorare le prestazioni, anche se molti meccanici dicono che lo scarico non serve.
Bene, allora iniziamo a parlare perché abbiamo tantissime cose, veramente un concentrato di molte informazioni a riguardo che dovremo discuterne. Me le sono appuntate in modo da poter rispondere alle domande qualora non riusciste a seguirmi o magari non mi sono spiegato bene. Mi raccomando, scrivete e fatemi le domande. Iniziamo con questo, iniziamo a vedere come gli scarichi originali devono seguire. Ciao Andrea, come stai? Anche te Andrea, tutto bene? E questo, gli scarichi originali hanno grosse difficoltà perché devono andare ad avere delle caratteristiche particolari per... Ciao Stefano, come stai? Tutto bene anche te? Grazie Santo, molto gentile. Allora, vediamo, gli scarichi originali sono molto piccoli, molto silenziati perché devono rispettare le normative europee. Ovviamente ci sono tante altre caratteristiche perché ovviamente sono obbligate le case automobilistiche a dover cercare di fare alcune peculiarità perché altrimenti non riescono a poter passare o a poter omologare la macchina. Benissimo. Il problema grosso è lo scarico. Alla fine dei conti, tende a diventare veramente un tappo grandissimo, partendo dal catalizzatore, partendo dal FAP, partendo da quelle che sono le curve e le dimensioni. Certamente si può migliorare e si può migliorare di tanto, ma realmente è consigliabile aprire lo scarico, fare un tubo dritto, magari ipoteticamente tutto dritto dall'inizio fino alla fine, per poter migliorare le prestazioni. Questa è una delle sciocchezze che ci sono nel mercato. Perché? Perché è una stupidaggine voler cercare le prestazioni, ok, solo facendo un tubo dritto. Ricordatevi che la potenza non è tutto. Ricordatevelo bene. L'efficienza e delle curve giuste hanno un vantaggio nettamente superiore a cercare potenze inutili. E soprattutto la contropressione allo scarico serve, perché serve per vedere, lo vedremo insieme nel corso della diretta, a evitare rischi elevati, soprattutto per quanto riguarda la turbina. Sì, Stefano, hai ragione. Personalmente FAP e DFPF sarebbero da eliminare perché sono veramente deleteri per quello che è la turbina. Ma il turbo, questo povero componente che è sottoposto a stress inimmaginabili a livello di pressione e temperature, pensate cosa può succedere se viene veramente tappato dallo scarico originale, magari facendo delle curve a 90 gradi quasi secche. E allora diciamo che la differenza è questa. Sì, Walter, hai ragione, anche per i collettori, anche perché la fluidodinamica è sia nei collettori che nello scarico. Ovviamente ci sono quello che dirò deve essere preso in modo con le molle, perché sarebbe da vedere turbo benzina, turbo diesel o aspirato, perché hanno tre realtà completamente differenti. Adesso cercheremo di affrontarne un po' tutte quante, ovviamente alcune a latere e altre un po' più specifico. Ciao Mauro, come va? Tutto bene? Benvenuto anche a te, benvenuto anche a Walter. Ci sono tre caratteristiche molto importanti e vi porterò un esempio che è successo proprio adesso. Con Cristiano ha una bellissima Mercedes AMG eccezionale, che già fa un rumore da sola, veramente pazzesco, sembra veramente una macchina da corsa. Ha tolto i catalizzatori per migliorare il rendimento e veramente c'è stato questo miglioramento, ma si è scontrato con una realtà che purtroppo in molti casi, bravo spolliciate, capita. Ossia un fastidioso rumore dello scarico, che è bello in alcune condizioni, ma non sempre. Ed è proprio qua che noi, che io, ho migliorato il sound, facendolo diventare sportivo, ma non fastidioso, ma soprattutto ai bassi regimi. Allora, adesso parleremo anche di questo. Questo che cosa è successo? Lui ha creato grandissime contropressioni,
pardon, ha diminuito tantissimo le contropressioni e ovviamente ha fatto uno scarico quasi da gara. Perché? Perché nell'MG lo scarico è già lì molto libero. Lui l'ha liberato ancora di più. Lo scarico è tutto dritto o quasi, e ovviamente questo ha portato a incrementare a livelli elevatissimi il sound. Bello sui primi momenti, ma fastidioso nel lungo periodo. Come succede a tantissimi miei clienti. Miei clienti che cosa hanno fatto? Hanno scoperto che non sempre si vuole, si serve lo scarico potente, ma bensì rumoroso, ma bensì Connect ha dimostrato loro, come ha dimostrato in tanti altri casi, che le performance e il sound sono due cose ben distinte. Certo, sono il primo a dirvi che un bel sound è eccezionale, è coinvolgente, soprattutto quando carica la turbina che si sente ancora di più. Ed è vero che avete maggiore affidabilità abbassando le contropressioni allo scarico e il turbo lavora a temperature più basse. Ma se si libera troppo lo scarico, si avrà un fattore controproducente, ossia un fattore che strappa la girante di scarico quando lei è sottoposta a velocità molto elevate, per un fattore di depressione elevata. Questo porta a rovinare il turbo e a mettere sotto stress lo spallamento. E qui ecco che si rischia una rottura della turbina precoce o iniziare a perdere olio dallo scarico. Quindi per quanto riguarda anche là, ok, ma l'Audi si lamenta perché non gli faccio sfogare tutta la piccola. Dai, Gianni, dagliene di più, dai più gas. Allora, per quanto riguarda il sound sì, è bello fino a un certo punto perché avere troppo sound può creare problemi. Può creare problemi perché se si va vicino alle forze dell'ordine, si ha sempre la paura di essere beccati immediatamente. E scrivetemi, quante volte vi è capitato che magari in un posto di blocco che vogliono fare solamente delle verifiche, chi è che ha un sound accentuato viene preso sempre? Mi è capitato personalmente quando arrivo in un posto di blocco o una pattuglia che li ferma, normalmente quando sentono un rumore leggermente superiore a quello che è normale, ti fermano sempre. E poi da lì possono capitare delle cose spiacevoli o meno, come è successo a tante persone. E allora vi chiedo, ma vale veramente la pena fare così tanto rumore quando si possono ottenere prestazioni molto elevate? Switchare soprattutto la mente in livelli più alti che vi permettono di correre più veloci senza fare rumore. Ecco, scusami Walter, nei diesel più l'effetto Ducato. Sì, l'effetto Ducato è vero, sembra più trattore che effetto Ducato, ma ti spiego, la questione è questa. La questione è che tutti quanti vogliono fare uno scarico diretto a livello di costi, perché gli costa meno. Senza capire che qua è uno dei fattori che ho detto, uno dei famosi 11 punti, che utilizzare dei silenziatori al posto giusto e modificare quello che è il diametro dello scarico sull'arco della linea permette di avere prestazioni superiori anche senza fare rumore. Nella mia macchina personalmente ho uno scarico completo da 76 e chiunque di tutte le persone che sono venute o che mi hanno incontrato, che hanno avuto la possibilità di venire con me sulla mia macchina o essere lì vicino quando l'ho accesa, la macchina sembra originale. Eppure giro con 425 cavalli, 92 kg di coppia, dovrebbe fare un rumore pazzesco rispetto ad altri che magari hanno 300 cavalli e sembra che stia arrivando un aeroplano. Eppure, poco rumore, tanta sostanza. Il rumore molte volte serve per apparire, serve per farsi riconoscere rispetto agli altri, perché si vuole emergere, ok? Personalmente posso dire sì, va bene per le gare di tuning, per farsi sentire, fare vedere sentire i decibel, oppure fare solo ed esclusivamente flame dallo scarico, ok? E quindi serve anche tanto rumore.
Lì forse lo posso concepire anche se non lo approvo assolutamente. Ma per chi cerca come voi le prestazioni, il sound non è una cosa determinante e assoluta nell'essere. E tant'è vero, molte persone che ho contattato, che mi hanno contattato, anzi hanno contattato i miei collaboratori, hanno sempre una paura atavica dello scarico perché fa rumore. Scindete questa mentalità o questo dogma, scarico rumore. Ok, scarico gruppo N. Non è assolutamente così. E ve lo dimostro anche in quest'altro piccolo fattore che vi indico. Normalmente le curve tendono a creare grossi problemi e contropressioni. Se io riesco a realizzare uno scarico giusto come dimensione e come curve, ok, permetto di avere una contropressione adeguata senza esagerare. Ma riuscire a creare uno scarico così e uno scarico adatto per ogni macchina e ogni preparazione, questo è quello che Connect fornisce a tutti i clienti come, ok, output per performare al meglio quello che sono i rendimenti. Ovviamente non lavoriamo come prezzi da discount e molti miei clienti, Marco in primis, ha scoperto che ha pagato poco uno scarico perché si è affidato a uno che fa le marmitte e ha scoperto che internamente nel barilotto non c'era niente, completamente vuoto, senza neanche la maglia in lana di vetro. Ed ecco perché si lamentava tantissimo del suono esagerato che non gli piaceva, che voleva sì un suono sportivo, ma non un latrato. Non cadere nella sciatteria, veramente in rumori veramente bassi da veramente macchina smarmittata. E dopo ha scoperto che affidandosi a un altro meccanico, a un'altra persona che fa gli scarichi, è riuscito ad ottenere quello che voleva. Ma aprendo il barilotto ha visto che non c'era nulla. Ed ecco quelli che sono gli scarichi cinesi, gli scarichi che costano poco, da discount, sono questo. Vi permettono di fare rumore perché all'interno del silenziatore non c'è nulla. Va bene per chi è che vuol fare per i bambini, per le persone che vogliono solo apparire, quello sì, va benissimo, eccezionale, ma a livello di prestazioni non c'è nulla. Ed ecco perché vi dico che uno scarico ben dimensionato e ben studiato non è tanto la potenza che vi permette di ottenere, ma come viene fatta la curva di coppia. E uno scarico adeguato vi permette di garantire una certa performance, ok? Una performance che è un risultato eccezionale, senza però dare nell'occhio. A quanti di voi piacerebbe avere la macchina che va veloce? Cattiva, con un buon sound, ma magari un sound che solo quando aprite si sente. Tralasciando quello che è il tuning, tralasciando quello che è se suona fa più casino. E scindete dalla vostra mente il fatto che performance vuol dire rumore. Certo, nelle corse va bene, non è nessun problema, ma sfido chiunque a vedere quante delle macchine che corrono girano normalmente. E soprattutto vedere come, quali siano i vantaggi reali di uno scarico troppo libero rispetto a uno che ha una contropressione studiata. E se deve soffrire il turbo, se dovete stare sempre a rischiare che si possa rompere qualcosa, ma soprattutto perdere una notevole tiro ai bassi regimi, che vantaggio potete avere? Se invece avete uno scarico che è performante, non vi fa perdere più di tanto quello che sono i bassi regimi, anche se normalmente si perde, perché normalmente è uno scarico libero rispetto a uno tappato, si perde agli altri regimi. Ma è un risultato che permette di poter avere una via di mezzo. E questo scarico lo sapete come si fa? Si fa studiandolo come ho detto prima, attraverso Connect. E Connect è anche questo, è creare tutti
questi sotterfugi per riuscire a modellare quello che è l'erogazione in base a quello che state cercando voi. Chi va in pista deve avere uno scarico, chi va a fare in montagna o sul misto un altro. Chi per esempio gira spesso in città non può avere uno scarico completamente libero come uno che va a fare le gare. E allora eccolo che questo è importante sapere che tipo di maglia interna c'è, quanto deve essere fitta la maglia in lana di roccia all'interno, quanto deve essere grande il silenziatore. Ma non solo il silenziatore in fondo, anche in mezzo. Utilizzare un ovale o tondo. Ricordatevi che tra l'ovale e il tondo non assorbono lo stesso rumore, sono due cose completamente differenti. Ma soprattutto verificate, c'è anche da verificare quanto deve essere lungo, come deve essere la canna mitragliata, perché all'interno c'è un tubo forato e quanto devono essere grandi fuori. Queste sono piccolezze che io vi sto raccontando, che vi sto dando come segreti, che nessuno vi dice, che nessuno dedica del tempo a cercare di capire quale possa essere quella giusta per voi. Ed ecco perché Cristiano si è ritrovato con una macchina bellissima, eccezionale, performante, ma con un sound che anche la moglie non poteva andare a girare perché non dico che si vergognasse, per l'amor di Dio, però non poteva ogni volta che accelerava a metà acceleratore, bam, sentire praticamente l'impossibile, il terremoto. Allora, eh sì, Flavio, anche tu ne sai qualcosa della tua macchina. Effettivamente, diciamo che non è molto silenziosa. Allora, Cosimo, per quanto riguarda l'efficienza volumetrica è un ni, nel senso che l'efficienza volumetrica non è determinata solo esclusivamente da quello che è il rendimento dello scarico, cioè il diametro dello scarico. L'efficienza volumetrica viene fatta parte del diametro dello scarico, ma anche da quanto riescono i gas di scarico ad uscire nella velocità e nel volume. In base a quello, normalmente non è correttissimo, ma in base a quello che la potenza si calcola a spanne quanto potrebbe essere il diametro giusto in modo tale da poterli fare evacuare tutti quanti. Dopodiché sarebbe da calcolare la girante di aspirazione, quanti gas ci stanno, la cilindrata e quant'altro, e soprattutto se sono uno o due scarichi, sia in fondo come duplex oppure già da metà. Oppure come capita nei V6 che due si arriva uno, quindi all'incontrario. C'è da verificare, ma anche, bravissimo Cosimo che mi ha introdotto questo discorso, vedere come deve essere l'inclinazione delle tubazioni che vengono collegate. Perché anche nei collettori di scarico, negli aspirati, un'angolazione sbagliata permette di abbassare quelli che sono i rendimenti. Di questo ne ho parlato tantissimo per quanto riguarda con il mio amico Sandro Romani, per quanto riguarda le Lotus aspirate. È un argomento che abbiamo parlato, sviscerato in modo molto molto approfondito e ho scoperto, proprio provando le macchine, che c'è veramente un angolo di 5 o 10 gradi può cambiare, in base a quello che è l'architettura della macchina, il rendimento. Quindi vedere degli scarichi che in fondo fanno due angoli a 90 gradi secchi e altri due angoli a 90 gradi secchi per fare un duplex e magari passare intorno a quello che è la ruota di scorta non è eccezionale. Poi magari mi fanno tutto lo scarico diretto. Potrebbe andare bene oppure non potrebbe andare male. Ma lì bisogna vedere che diametro utilizzano nei due condotti o nella Y che fanno. Perché? Perché non tutti uno scarico 60 e 60 fanno un 120, assolutamente, ma fanno molto meno. Mark, ah, questo non lo so. Allora, confermo al 100%. Cosimo, le monoposto di Formula 1 odierne non mi sembra che rompano il turbo. Allora, Cosimo, per quanto riguarda le macchine che stiamo facendo da gara, hanno un valore limitato. Se tu hai esperienza, visto che ho alcuni amici in Toro Rosso e anche in Ferrari, loro le turbine le revisionano ogni gara. Ovviamente, questo che cosa porta? Porta a sfruttarle molto di più e paragonare quelle che sono le performance di una macchina da corsa rispetto a una macchina di tutti i giorni sono due cose completamente distinte. Perché ti posso dire anche che le macchine da rally,
soprattutto loro, va bene, utilizzano dei sistemi tipo il Bang e anche altre cose, e ogni due gare ne mettono un'altra o la revisionano. Tu sei disposto a fare quello che tu stai dicendo e di rischiare che magari ogni 5.000 km devi rifare la turbina o 10.000 km devi rifare la turbina? Se tu sei disposto a fare questo, ok. Se sei disposto invece a utilizzare una macchina che deve durare per migliaia e migliaia di chilometri, 50, 100.000 km magari, con quanto riguarda le prestazioni, sono due cose completamente distinte. Perché se tu dicessi veramente che questa cosa è vera, perché le case automobilistiche, anche le macchine più performanti, anche la Ferrari e quant'altro, non fanno scarichi diretti? Anche se tralasciando il catalizzatore che sono obbligati, non fanno scarichi diretti. La stessa Porsche. Non è, questo è una cosa, è un discorso molto diverso, nel senso che qua stiamo parlando di rendimenti di auto di tutti i giorni. Se noi andiamo a fare un discorso di rendimento di macchina Formula 1, questo è completamente un altro. Quindi non bisogna generalizzare il fattore del rendimento volumetrico in toto rispetto a quello che è l'attività di tutti i giorni. Allora, Mauro, ciao Edo, sullo scarico che limiti di diametro ci sono? Tipo sulla BMW. Lì Mauro ne parliamo direttamente io e te perché ti seguo e vediamo un attimino cosa utilizzare per performare al massimo la tua 116 con la turbina che stiamo preparando. Sì Stefano, a volte il tanto, tanto caos non serve a nulla, concordo anch'io. Allora, ecco, Cosimo ti ha risposto anche Daniele. Allora, un attimo, guarda, ce ne sono tantissimi. Concordo, adesso che sono più grandicello, fare troppo rumore, Walter, non mi garba più di tanto. Ecco, ognuno ha le proprie idee. Personalmente questa è la mia idea. Poi dopo, se con Cosimo vogliamo fare una discussione riguardo quanto riguarda il rendimento volumetrico, soprattutto poi per quanto riguarda il fattore estrattivo, sarebbe da parlare in maniera molto ampia, legato a quello che può essere le cams, la struttura del motore, lo scarico e tante altre cose, se sia turbo o meno. E qui andiamo in concetti, diciamo, tecnici o puramente tecnici che portano, più a parlare di un fattore massimale che si può utilizzare nelle macchine da corsa e lì magari posso anche discutere con te, Cosimo, confrontandoci e dandoti ragione su alcune cose. Ma qua stiamo parlando di macchine di tutti i giorni, quindi è un po' difficile riuscire a creare quella giusta vo rendimento volumetrico, ok, o estrazione una migliore estrazione possibile per avere il rendimento massimale. Però ricorda anche questo, che se io creo una depressione molto alta, l'alberino quando gira a forte velocità tende a essere strappato. Sulle turbine delle monoposto la cosa è molto differente, perché se tu vai a studiare, poiché hai avuto la possibilità di vederle e di studiarle, una turbina di Formula 1 non ha niente a che vedere con le turbine che usiamo noi da poveri mortali, ok? Mettiamola così, mi ci metto anch'io da povero mortale. Sono completamente un altro pianeta, come su un altro pianeta i materiali con cui vengono utilizzate, ma anche l'efficienza delle pale, ok? Sia di aspirazione che di scarico. Sono molto differenti e lì si può sfruttare di più quel fattore estrattivo che sicuramente sono molto corte lo scarico per sfruttare per avere il massimo. Però ricorda anche una cosa, Cosimo, che la macchina, le Formula 1 sono sempre alte di giri. Invece il rendimento delle macchine di tutti i giorni deve essere calcolato anche su una variabile dei giri che spazia in tanto campo. Quindi che cosa succede? Succede che tu non puoi avere sempre lo stesso rendimento e il rendimento serve tantissimo per cercare di trovare il giusto connubio tra quello che vuole il cliente e quello che può ottenere il cliente. Allora, per far passare due persone, una alla volta. Allora, ok, chiedo se da una viene progettata per passare due persone alla volta. Un po' ne voglio passare 10. Ci
Sì, ok, quello si allarga, ma non è detto che allargando il diametro non devo assolutamente, non posso tranquillamente fare un silenziatore per abbassare quello che è il rumore. E se tu devi fare un certo tipo di potenza, Cosimo, ovviamente deve essere legato, ok, anche al diametro dello scarico. Però questo non vuol dire che avere un diametro dello scarico grande vuol dire che deve fare più rumore, assolutamente. Perché io te lo dimostro, e se vuoi venire da me ci vediamo e ti falso la macchina sul ponte. La mia macchina ha uno scarico completo da 76, ma se tu lo accendi e c'ha solo il silenziatore in fondo, se tu l'accendi non dà nessun problema. Le temperature sono bassissime, ok? Anche se giro abbastanza alto perché sta girando intorno ai 2 bar e 2 di pressione, non ho temperature alte. Questo è una cosa particolare. Ok, Cosimo, io poi dopo leggo in differita quello che scrivi. Allora, Stefano, il troppo rumore non serve a nulla, serve solo per farti rompere le scatole. Ci vuole gusto. Questo mi trovi d'accordo, Stefano, assolutamente. Cosimo, allora, sui turbo, in cerca sempre di abbassare le contropressioni a valle del turbo, perché già il turbo è sì, è la contropressione, però pre-turbo è una cosa, Cosimo, post-turbo è un'altra, sono due cose diverse. E si deve calcolare anche sia sotto che sopra e anche quali sono le variabili. E soprattutto se tu hai bassissima contropressione, c'hai grossi problemi. È chiaro che se mi metti la delta integrale come punto di riferimento, ovviamente grandi vantaggi non ce n'è, anche perché la delta integrale aveva quasi il doppio di contropressioni rispetto alla pressione, quindi è veramente molto molto alto. Allora, Vituz, ciao Vituz, con un S38 su Audi S1, che scarico potrebbe andare? Guarda, Vius, ti faccio contattare uno dei miei collaboratori perché c'è da fare una piccola diagnosi per capire cosa stai cercando, cosa ti serve, ma soprattutto quale potrebbe essere l'output giusto per performare al massimo la tua S1, perché la tua S1 c'ha anche i doppi scarichi. Allora, sì, Cosimo, ma la turbina si rompe per eccesso di contropressione, non per la sua assenza. Tu dici che addirittura ci vuole nello scarico strappa la girante. Ma scusami un attimo, perché devo vedere. Allora, se c'è lo scarico troppo vuoto e troppo dritto, può succedere questo e la girante si rischia di trovarla direttamente nel terminale di scarico. Se ci sono delle curve, solo facendo solo delle curve, le contropressioni già iniziano ad alzarsi rispetto a uno scarico completamente dritto. Allora, Carmelo. Ciao Carmelo, come stai? Tutto bene? Allora, temperatura e pressione sono due cose differenti, sì, assolutamente, ma la contropressione aumenta quello che sono le temperature, perché ovviamente meno riesci a far tirare fuori, meno rimane, più rimani dentro. E avendo un certo tipo di e se le contropressioni sono troppo alte, ok, avrai direttamente un ristagno di calore nella chiocciola di scarico. Se ce ne sono veramente poche, ok, hai rischi di avere uno svuotamento nella camera e avendo uno svuotamento nella camera di scoppio abbassi quello che è il rendimento portandolo tu verso l'alto e in basso la macchina tende ad essere vuota, soprattutto per i turbo. Allora, Duca, ciao Duca, come stai? Tutto bene? Ciao Salvatore, buon pomeriggio anche a te. Come stai? Quali sarebbero le pressioni e contropressioni della delta? Considera che questi sono purtroppo valori che tengo per me, ma ti posso dire che il valore della delta a livello di pressione aveva il doppio, okay, di contropressione allo scarico, misurato da tutti, anche da me stesso, direttamente originale ti parlo, quindi macchina completamente originale. Allora. Come avvento dei turbo elettrici si hanno sui problemi con lo scarico e ancora con l'aggiunta di un altro turbo sempre più si può avere problemi? Allora, Mauro, il turbo elettrico ormai l'ho visto, è interessantissimo e quindi sicuramente concorrerà a
a non avere più turbo lag la macchina, o quasi, diciamo, sarà quasi così, ma si potrà sfruttare l'elettricità per tenere sempre l'alberino in moto. Per quanto riguarda invece il diametro dello scarico con una turbina maggiorata, bisogna fare anche i conti con quello che è lo scarico, come giustamente ha detto Cosimo, bisogna vedere anche in base a quello che sono i gas di scarico o la potenza che tu vuoi ottenere, il volume dei gas di scarico sarà più elevato e ovviamente bisognerà di aumentare o adeguare quello che è il diametro dello scarico. Allora, sì, l'ho assolutamente fatto, ma Cosimo, anche per questo si può avere un rendimento diverso con quello che riguarda lo scarico, ok? Quindi questo è una cosa molto differente. Si possono utilizzare tantissimi sistemi un po' particolari anche per quello che riguarda lo scarico, però quello che è lo scavenging è una cosa molto diversa. Eh sì, beh, scavenging non è un problema, comunque ci siamo capiti. Personalmente io ti posso garantire che utilizzando uno scarico che ha un diametro adeguato, una giusta lunghezza, perché i calcoli non devono essere fatti solo e esclusivamente su quello che è il fattore estrattivo, che è legato comunque anche al diametro, ma quello che riguarda lo scarico, la contropressione, i silenziatori, se è normale dietro uno scarico unico o duplex che esce a destra e a sinistra, ma soprattutto anche se si utilizza un catalizzatore 200 celle, 200 celle. Se i silenziatori sono, come ho detto prima, tondi o ovali, ci sono tantissime cose da considerare, ma tu stai facendo un concetto che è empirico, o meglio, mi spiego meglio, è quello che dovrebbe essere giusto per tutti, ma devi avere anche, e questa è la discussione di quello che riguarda lo scarico proprio di oggi, che ci sono molte differenti visioni di quello che è la preparazione. Ed essere un motore e dare il massimo a quel motore per te non è giusto, non è la stessa cosa che per me o per altre persone. Ed ecco che un conto è cercare di creare uno scarico perfetto eccezionale, un conto è trovare lo scarico perfetto per ogni cliente. Ecco perché comunque un certo valore di contropressione ci deve essere sempre, perché un certo valore di contropressione genera la possibilità ai gas di scarico di avere una porzione di tempo per poter cedere alla geante di scarico la loro potenza e la loro energia e farla ruotare. Se io inizio a tirarla via sempre di più, avrei sempre e costantemente una macchina che deve girare altissimo di giri. Allora, ne vale la pena? Serve a persone che girano per strada e utilizzare la macchina? O servono solo per macchine che vanno a correre? Allora, queste sono due cose diverse. Perché se tu vedi anche le macchine più performanti che ci sono, non hanno sempre scarichi diretti oppure solo quelle che girano altissime di pressione. Se tu vai a vedere anche motori come la Bugatti o anche altri che sono turbo, ok, non hanno scarichi diretti. Comunque cercano di fare delle curve per avere un minimo di contropressione. E questo serve proprio per questo. Allora, scusami un attimo. Ogni preparazione, ogni persona cerca un'erogazione personale, giustissimo Walter, ed è quello che è la cosa. Personalmente non approvo fare rumore. Poi ci sono persone che preferiscono più fare rumore per farsi notare quando passano o farsi vedere io sono qui, e altre invece che cercano più la sostanza che altro. Quindi sono d'accordo con te. Ma allora su certe allora, Stefano, ma allora su certe macchine c'è lo scarico duplex per un motivo o fatto estetico? Alcune volte è fatto estetico, alcune volte è fatto performante. Ci sono alcune macchine che potrebbero non averlo e altre di alta fascia che devono averlo perché migliorano nettamente quello che è il rendimento. Allora, Cosimo, non sono d'accordo, il tubo stesso crea una resistenza ai flussi. Certo, assolutamente sì, questo non ti dico di no, ma è proprio perché crea questa resistenza e contropressione elevata a quello che è lo scarico che bisogna cercare di ottimizzare quello che è lo scarico e i collettori e in primis le dimensioni del turbo. Ovviamente questa resistenza
può arrivare a valori veramente eccezionali, ok? Se si studia in maniera adeguata le dimensioni della turbina in base a quello che è il rendimento e al tipo di preparazione. Se poi noi parliamo che tra questo e avere un motore completamente aspirato, questi sono discorsi differenti, come ho detto all'inizio, forse non c'eri, ma ho detto all'inizio, che lo scarico è una cosa, un turbo benzina. Uno è un turbo diesel, l'altro è l'aspirato. Sull'aspirato abbiamo visto anche con Sandro che fare dei collettori troppo accentuati o con delle curve veramente esagerate come collettori, i rendimenti non ci sono. Invece abbiamo trovato un'angolazione che permette di ottimizzare il momento frenante del motore, perché il motore arriva in un certo punto in cui va in risonanza e tende a frenare. Se lì riesci a massimizzare quello che è il rendimento e il passaggio è veloce, in automatico hai prestazioni superiori. Questo lo abbiamo visto perché su una macchina praticamente identica, anzi identica, chiedo scusa, abbiamo messo due collettori diversi e due scarichi diversi e la macchina, bam, è cambiata senza toccare la centralina. Quindi come tipo di erogazione è migliorata tantissimo e anche come tempi, perché abbiamo fatto lo stesso tragitto e siamo scesi di tantissimo per quanto riguarda i tempi. Quindi questo su quello che riguarda l'aspirato. Su quello che riguarda il turbo, più io permetto di non far andare veloci i gas di scarico e quindi tirarli via e strapparli con forza, più il rendimento tenderà a essere migliore verso il basso. Ovviamente, se come tutto quanto, il basso, la turbina o i motori turbo sono delle coperte corte, quindi o hai sotto o hai sopra. Normalmente non puoi far girare una macchina sempre in una zona molto stretta per avere tanti cavalli in alto, ma è molto meglio cercare di avere un range più ampio, ovviamente lavorando su quello che sono le curve di coppia e di potenza per avere una maggiore elasticità del motore possibile. Oltretutto, quelli che sono i clienti di adesso non sono sempre lì alla ricerca, sempre così, di tirare sempre le marce al limitatore. Cosa che magari con la discussione che tu hai fatto potrebbe starci per alcuni tipi di macchine. Ma vogliono avere un'erogazione che sia più possibile, corposa, non dagli altissimi regimi, ma da regimi abbastanza bassi. Allora. No, perdonami. No, allora, lì si possono fare a patto che ci sia tutto il contorno. No, sulla turbina originale, perdonami, su una Delta riuscite a fare con il rapporto R del turbo di serie, bisogna vedere che cosa intendi, cioè dici tenendo la R48 dello scarico? Allora, ni, nel senso che è molto difficile farne 400, si fa leggermente meno. Si arriva a farne 400 in alcune condizioni o con alcuni componenti di contorno che permettono di ottenere queste potenze. E queste potenze sono veramente un po' tirate perché normalmente si fanno intorno ai 370-380 cavalli, si fanno, infatti, senza problemi, ma bisogna lavorare molto su quello che è la R di scarico, che può essere il 48, ma bisogna vedere quant'è il diametro della girante di scarico. E il diametro della girante di scarico, se si allarga o si diminuisce o ci sono vari fattori che si possono lavorare, permette di diminuire la contropressione. E diminuendo la contropressione, ovviamente si va a controbattere quello che può essere la R di scarico, evitando di dover mettere le chiocce di scarico R63, che ovviamente sarebbe la cosa più giusta da fare oltre certi valori, ma che non sono sempre si riescono a trovare, e quella è la difficoltà. Altrimenti concorderei con te, oddio, non perché la contropressione è limitata. Sì, ma la contropressione è limitata, ma fino a un certo punto. È per questo che non diventa una R63, perché le volute all'interno della chioccia di scarico, un conto sono le R63, un conto è una R48. Quindi se io aumento quello che è il diametro dello scarico per abbassare una parte delle contropressioni, perché sono già alte di suo originale, perché la girante di scarico del Delta è veramente piccolissima, ok? Ovviamente tendo a limitarle, però nello scarico un conto è farlo tutto diretto, un conto è farlo anche silenziato. E farlo silenziato, Cosmo, ti posso garantire che il Delta ti diverti molto molto di più. La contropressione non è una limitazione, o meglio, mi spiego meglio, la contropressione esagerata sì,
è una contropressione esagerata, è una limitazione. Se viene abbassata o in valori molto bassi, non è una limitazione. Quindi è questo quello che ti voglio dire. Quindi forse non ci siamo capiti, ma avere forti contropressioni non vuol dire che sia giusto. Ma avere un valore di contropressione non elevato serve. Quindi la questione di dire ho un valore di contropressione altissimo, faccio l'esempio, 4 bar, quando gira la turbina ha 2 bar di pressione, quello è elevatissimo. Okay? Avere invece una contropressione che è un altro valore molto 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 più basso, allora quello non è una contropressione, non è un problema. Anche perché se non è contropressione, la turbina fa difficoltà a caricare, quindi sposti tutto verso l'alto. E quindi se già sposti verso l'alto, mettendo lo scarico, facendo e tutto qua e facendo la turbina maggiorata, serve un certo valore tramite dei silenziatori e tramite delle curve o tramite dei diametri differenziati su quello che lo scarico per garantire questo. Allora, di questo ne dovremmo parlare, magari se mi contatti, magari facciamo 4 chiacchiere insieme, perché dipende assolutamente da quello che devi fare della macchina. E a questo il Cosimo serve, perché il avere dei valori non serve precisi, perché comunque se tu utilizzi una macchina solo per supersalita è un conto, se tu usi la macchina su una quindi è molto limitato, se tu usi la macchina in pista è un altro, se tu usi la macchina tutti i giorni è un altro. Quindi non ci sono valori precisi, ma cercare di trovare dei valori giusti e corretti per ogni esigenza. Questa è la differenza da Mauro. Invece tu stai troppo lavorando su quello che è il valore eccezionale, quello perfetto, cioè tutte cose pindariche, ok? Ma la realtà dei fatti è differente rispetto a quello che può essere un valore calcolato, perfetto, ottimale, eccezionale, perché ogni cliente è diverso. A quanti bar gira la turbina modificata? In media intendo, non esiste Mauro, le pressioni delle turbine non ci sono, nel senso che vanno. Sì, perché nella realtà dei fatti, Mauro, e dopo Cosimo, non tutti i clienti sono uguali e non tutti i clienti cercano quello che dici tu, o tutte le cose perfette. Quindi tutti i clienti vogliono qualcosa di differente, e quel qualcosa di differente o l'erogazione come vogliono loro si fa lavorando su determinati fattori, anche su questo. Allora, Ignazio, questo ti ripeto, questo puoi parlare con un mio collaboratore, perché sarebbe da fare una diagnosi su quello che tu stai facendo o che cosa vuoi ottenere, e da lì si può calcolare direttamente. Allora, per quanto riguarda i bar, Mauro, non c'è una pressione a quanto pressione può arrivare, ma bensì dipende tantissimo dal diametro della girante di aspirazione, da quello che è tutto il contorno della preparazione e soprattutto dalla potenza che si vuole ottenere. E non da poco, non è detto che bisogna vedere sempre le pressioni, ma bisogna vedere la portata. Okay? Perché più una turbina è grande, più ha portata, ha minore pressione di una più piccola che magari fa molto più sforzo. L'unica cosa che c'è da vedere è questa, che più la turbina è piccola e la fai girare alta di pressione, okay, maggiore sarà l'aumento della temperatura dell'aria compressa. Quindi questo porterà minori benefici. Ogni turbina ha una sua isola di rendimento che permette di ottenere, che si può leggermente allargare e leggermente con ovviamente il contorno. E ognuna di queste fornisce il suo rendimento ottimale a determinate pressioni. Questo lo dice il banco, cioè nel senso, quello puoi verificare sul banco attraverso le temperature del gas di scarico, le contropressioni, tanti fattori che garantiscono quello che può essere una sorta di aiuto mentre si sta direttamente facendo la mappa. Allora, per quanto riguarda le pressioni, Ignazio, ti ripeto, tutto dipende da un piccolo diagnosi o una chiamata tecnica personalizzata, e questo permetterà di poter vedere anche, far parlare il mio collaboratore e spiegarti quale potrebbe essere la soluzione migliore proprio per il tuo caso specifico. Sono rimasto indietro, pensavo che i 1600 avessero 105 cavalli di serie.
Questo non lo so. Comunque, tornando a noi, per quanto riguarda lo scarico, gli scarichi normalmente, come ho detto anche prima, non è detto che debbano per forza performare facendo rumore. E cercate di scindere quello che è l'idea del rumore, del rumore vuole dire prestazioni. Cosa ancora più importante, che purtroppo ci siamo aumentato quella che era la disquisizione con Cosimo, mi sono dimenticato di dirlo, bisogna vedere anche la posizione del flessibile, quanto è lungo e dove viene posizionato, perché sui motori turbo, anche quello è importante, il flessibile svolge un ruolo determinante per evitare che si rompano collettori di scarico o chiocciole di scarico. Quindi dove viene posizionato è di fondamentale importanza per garantire una certa flessibilità. Perché vi ricordo, lo scarico è una cosa, il motore è un'altra, quindi i movimenti che hanno sono completamente differenti e deve avere una certa flessibilità e poter smorzare quelle che sono le vibrazioni. Anche questo è importantissimo, come anche importante i materiali. Perché? Perché i materiali possono essere diversi, più si va su con la qualità dell'acciaio, ricordate, più diventa rigido. E diventando rigido, le vibrazioni possono creare dei problemi. Più l'acciaio è, per esempio, un 304, è più un materiale vivo e permette di allungarsi, di stringersi, è un po' più malleabile rispetto magari a un 306, a un 310, a un 316, che magari è più resistente, ma le vibrazioni potrebbero romperlo. Poi dopo non vado oltre per quanto riguarda quello che riguarda il titanio, i vari gradi dei titani, Lincoln stesso, che ovviamente genera un sound completamente differente. Non vi è capitato che magari avete sentito molte volte andare sulle Delta, sulle Lancer Evo, che ci siano gli scarichi in titanio che hanno un sound veramente molto particolare. Lì sono una schiera di persone molto d'élite o molto ristrette che vogliono un suono differente e completamente unico rispetto a quelli che sono gli scarichi in acciaio. Quindi, facendo un attimo un riassunto, lo scarico performante non vuol dire sound. Chi vuole fare sound, a me, sinceramente, questa è una idea personale, non piace tanto perché preferisco più le performance al sound, e non è detto che mettere uno scarico sportivo voglia dire fare rumore. Ok? Toglietelo dalla mente questa cosa, perché? Perché molte volte le preparazioni vengono fatte con tanta pubblicità, scarico sportivo, sound da gara. Non è assolutamente così. Un scarico sportivo dà un suono sportivo che nel limite di quello che può essere la realtà dei fatti, è una cosa piacevole. Se si eccede con queste cose, in automatico si tende a perdere quella che è la qualità della preparazione. Allora, Stefano, sono rimasto indietro. Sì, c'è flessibile, c'è Cosimo. Oddio, non ti perdonami. Quindi, in pratica, tu, Cosimo, in pratica tu mi dici che una. Che la contropressione serve per avere una erogazione a noi congeniale? Aspetta, che vuoi che uno scarico con minore contropressione è logicamente più rumoroso? No, allora, adesso mi spiego meglio, Cosimo, poi dopo eventualmente ci possiamo sentire direttamente. Non dico che la contropressione, un conto, come ti ho detto, la contropressione, Cosimo, entro certi valori ci deve essere. Ma entro certi valori, non esagerato. Se tu mi fai una contropressione tre volte tanto quello che è la pressione del turbo, non va assolutamente bene, neanche doppia. O meglio, doppia potrebbe andare bene solo in piccolissimi casi. Quindi la contropressione ci deve essere, non deve mancare, ma non deve essere neanche eccessiva. Ecco, spero di essermi spiegato meglio. Allora. E perché, bravissimo Dennis, bravo che hai segnato senza che ti dicessi nulla. Ho visto che ogni tanto hai indicato dei post, va benissimo, hai fatto molto bene e dai, finalmente dimostrato che anche se non ti dico niente riesci a fare le cose, quindi questa volta ti sei salvato. Un altro fattore che vorrei darvi, quest'ultima, quello che è successo anche con Roberto. Per esempio, lui ha una Porsche Macan che vuole tantissima, vuole molta velocità, lavorando con un 200 celle. È un po' difficile,
perché e mantenendo lo scarico quello che è originale come diametro, che è un 70. È un po' difficile perché comunque è una macchina che sta intorno ai 400 cavalli, anzi qualcosina di più, e inizia a essere più una macchina che tira sotto che sopra. Personalmente non metterei il catalizzatore 200 celle, ma allargherei anche un po' di più lo scarico, portandolo a 76, perché il 70 tende a essere un po' strettino. Non che non ci riesca a fare i 400 cavalli, ma è più una macchina performante in basso che in alto. Quindi io lavorerei con uno scarico un po' più alto e un po' più grande come diametro e garantire la fuoriuscita dei gas di scarico in modo più veloce. Ovviamente mantenendo un certo valore di contropressione, quindi uno scarico diretto completo mai e poi mai, questo l'ho già detto, uno scarico con alcune punch messe al posto giusto è completamente un'altra cosa. E quindi questo è per questo che poi alcune volte Roberto vuole arrivare a una certa velocità, ma questa velocità si può ottenere solo e esclusivamente utilizzando determinate configurazioni. Quindi è per questo che Connect lo ha aiutato a livello di turbina, lo ha aiutato a livello di suggerimenti per cosa fare a livello di scarico ed ottenere veramente la potenza che voleva. Ecco perché è passato da quello che erano i suoi 360 cavalli circa a quelli che sono oltre 400, perché ha rullato 400 cavalli, poi la tua adattività darà 10 cavalli in più all'incirca, una cosa del genere, a quelli che siamo intorno ai 410 cavalli con 82-83 kg di coppia adesso, quindi una macchina che inizia a essere già molto divertente come Macan 3000 diesel ed è veramente un ottimo risultato, però anche in questo caso si ha la dimostrazione che se si è troppo tappati non si riesce a esagerare, a poter ottenere le performance. E quindi valori contropressione sì, in maniera esagerata no. E i valori contropressione garantiscono anche dei rendimenti, ok? Quindi la cosa più importante in assoluto. E soprattutto per quanto riguarda il rumore, come ho detto e continuo a dirlo nuovamente, serve più a farsi notare che avere quelle che sono le performance. E vi suggerisco di iscrivervi a quello che è il nuovo community che ho aperto, che è Turbocharger World Community, che è un nuovo gruppo aperto in cui potete entrare, potete chiedere l'approvazione, potete trovare un posto in cui non si viene giudicati assolutamente, ma c'è uno scambio di idee. Chi è che inizia a giudicare? Vengono cancellati immediatamente quelli che sono i post o si prendono le persone e si mettono fuori da quello che è la community. Perché il mio scopo è non giudicare, confrontarsi per poter crescere e migliorare a livello di comprensione, competenze e saper utilizzare determinati componenti. Ma soprattutto perché do la dimostrazione a tutti quelli che hanno avuto fiducia in me e hanno affidato la loro macchina e anche i loro soldi, come io riesco a reinvestire una parte dei loro soldi in contenuti. Quindi non solo nel gruppo chiuso, anche nel gruppo aperto. Una piccola parte nel gruppo aperto, ovviamente l'altra nel gruppo chiuso. Quindi vi aspetto, mi raccomando, numerosi. Turbocharger World Community. Potete iscrivervi, potete mandare la vostra approvazione, la vostra richiesta per essere approvati, in modo da poter creare sempre di più una moltitudine di persone che abbiano la stessa passione, lo stesso cuore sportivo in cui si possa interagire per poter crescere tutti insieme. Seguitemi anche su YouTube perché è uscito fuori un nuovo video da pochissimo interessante e soprattutto cercate di seguirmi anche su quello che è Facebook e Instagram. Alla prossima diretta, ciao!